Un caro saluto a tutti gli amici amanti della cultura, in particolare della musica classica, per questa nuova serata in onda su Radio Veneto 1, Caffè TV 24, i social e, importantissimo, tutte le emittenti, sia radio che TV, collegate in tutta Italia in simultanea, come al mondo della cultura e alle nostre imprese che operano nell'informazione locale. Anche le nostre realtà sanno essere presenti in momenti istituzionali di grande rilievo, è dovere e riteniamo sia nostro dovere commemorare la giornata della memoria, la strage di innocenti perpetrata su scala internazionale dal nazifascismo. Ma con essa commemoriamo anche la giornata del ricordo del 10 febbraio, tragico evento nazionale, per non dimenticare le vittime fatte sparire nelle foibe del Carso e dell'Istria, altra dissennata pagina della nostra travagliata storia da non dimenticare. Abbiamo unito questi due momenti proponendo il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 che hanno tenuto al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, ma eccoci al programma. Per la giornata del ricordo, in commemorazione di tutte le vittime uccise nelle foibe dell'Istria e del Carso, verrà eseguito il concerto per violino e orchestra opera 77, composto da Johannes Brahms all'età di 45 anni. È il suo primo lavoro concepito, e da subito, quale vero e proprio concerto. Per Brahms, a quell'età, era una sorta di ideale rincorso con fatica, non senza l'onere di qualche delusione, e ne è sortito un capolavoro, divenuto nel tempo a seguire uno dei più ambiti e vittoriosi cavalli di battaglia per i più grandi violinisti, e questo ancora oggi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, Sarabanda. Per la giornata della memoria, in commemorazione di milioni di vittime, gran parte del popolo ebraico, ma non solo, un celeberrimo brano dedicato alla nostra nazione da Felix Mendelssohn Bartholdy,
Il grande musicista è nato in una agiata famiglia dell'alta borghesia ebrea e ha soggiornato a Venezia, a Napoli e a Roma. Il brano che vi proponiamo, la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 detta l'italiana, è uno dei suoi migliori esempi di composizione. Un sensibile pensiero a tutti quei genieri artisti del suo talento, e sono davvero molti, rimasti vittime di un tragico trascorso storico, criminale e incancellabile. Thank you.
Thank you.
Ci auguriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta e mezza circa di buona musica classica. Ci auguriamo di avere onorato la giornata della memoria e la giornata del ricordo in modo adeguato. Grazie per il vostro ascolto e grazie a tutte le emittenti, le più importanti emittenti di informazione locale, che hanno condiviso questa nostra passione per la cultura. Speriamo di aver fatto il nostro dovere con dignità. Grazie e alla prossima.